Benvenuti alla nuova rubrica di Our News che è dedicata all'emergenza Covid-19 e in particolare a tutto quello che ruota intorno a questa emergenza, come per esempio le misure di restrizione che sta mettendo in campo il governo nazionale, la regione Sardegna e anche i comuni. Noi questa trasmissione la dedicheremo in particolare proprio ai sindaci della provincia di Oristano e iniziamo con il sindaco del comune capoluogo Andrea Luzzu, che ringraziamo davvero per essere in nostra compagnia, perché immaginiamo, sindaco, siano giornate frenetiche queste. Sì, ciao Giorgio, buongiorno a tutti. Sì, sono giornate frenetiche, comunque grazie a voi. Ci può spiegare in poche parole come sta funzionando la macchina dell'emergenza qui ad Oristano? Ma la macchina diciamo che funziona bene. Può funzionare meglio. Abbiamo allertato il COC già da 15 giorni, il centro operativo di comando del capoluogo, che chiaramente ha in capo la protezione civile. E con il sindaco, con i volontari della protezione civile. Stiamo facendo diverse cose e oggi sono impegnati nel montare dei gazebo all'ospedale San Martino per il percorso, diciamo, che dovrebbe portare all'accesso nei reparti di Covid che sono in fase di predisposizione nel San Martino e poi tutta una serie di persone che coadiuvano il sindaco e tutti gli operatori per questa emergenza. Questa è una delle cose che abbiamo messo in campo. Le altre cose, abbiamo una unità di crisi oristanese, che dove c'è sicuramente tutte le persone del centro operativo di comando, la giunta e tutto lo staff del sindaco. Poi i rapporti tra queste strutture, la prefettura, la questura, l'ATS, l'unità di crisi regionale, la protezione civile, gli altri sindaci sono sicuramente ai massimi livelli. So che oggi avete avuto una riunione di giunta, non so se vi stiate riunendo in videoconferenza o diversamente, comunque avete approvato due delibere molto importanti per la città. Sì, noi ci siamo riuniti, è già la terza riunione di giunta che facciamo in videoconferenza. La prima delibera di oggi è importante, è un conto dedicato con l'IBAN del Comune di Oristano perché vengano trovati dei fondi per attrezzature per l'ospedale San Martino. L'altra delibera, che non è di meno importanza, fa slittare quasi tutte le scadenze, diciamo, di pagamento dei cittadini di Oristano a tempi lontani, a tempi sicuramente lontani di mesi, al 31 luglio e oltre. Parliamo di Tari, parliamo di imposta, la COSAP, viene sospesa la tassa di soggiorno. E poi due importanti misure sono uno stanziamento di 300.000 euro a favore delle imprese che sono in sofferenza e 122 euro per quanto riguarda i cittadini che in questo momento hanno difficoltà a proprio importanti.
relative alla sopravvivenza dovuta alla carenza di liquidità per comprare chiaramente beni alimentari. Questi due fondi sono stati appositamente costituiti. Nei prossimi giorni ci saranno chiaramente saranno illustrate le procedure per poter attingere a questi fondi. Avete fatto più o meno una stima delle persone che soddisferete, delle imprese che riuscirete ad aiutare? No, sinceramente no. Era importante cominciare a reperire le risorse e ci siamo riusciti. È chiaro che più imprese riusciamo ad aiutare e più cittadini riusciamo ad aiutare, questo sarebbe non voglio dire un bel risultato, perché in una situazione del genere non ce ne sono risultati belli. Sarebbe utile per i nostri cittadini. C'è anche un numero dedicato relativamente a queste due misure, dove i cittadini possono chiamare proprio per le emergenze e verranno supportati. Sindaco, lei si sente uno sceriffo? Ultimamente molti hanno paragonato i sindaci a degli sceriffi per le restrizioni che stanno facendo, diciamo in alcuni casi anche superiori rispetto a quelle previste da Stato e da Regione. Lei vogliamo ricordare, insomma, al di là dei supermercati, che poi è arrivata dopo anche a livello governativo, non ci sembra che abbia fatto grosse delibere con grossi decreti, insomma, che prevedono restrizioni. No, questo lo faccio giudicare agli altri. L'ordinanza che ha fatto il Comune di Oristano con 4 giorni di anticipo rispetto a quella regionale era sicuramente molto più restrittiva. Oltretutto, relativamente alla domenica, è ancora più restrittiva l'ordinanza del Comune rispetto a quella regionale e noi contiamo di mantenerla. È andata bene domenica scorsa, deve andare bene anche questa domenica. Non mi sento assolutamente uno sceriffo, mi sento uno sindaco che vuole bene ai propri cittadini. Voto dà a questo proposito ai cittadini oristanesi? Stanno rispettando le regole? Nei giorni scorsi si diceva troppa gente in giro, in realtà ultimamente sembra che l'afflusso di persone sia decisamente in calo. Guarda, Giorgio, si è visto ieri. Alle poste si temeva un grandissimo afflusso alle poste sia ieri che oggi per quanto riguarda i pensionati che ritirano la loro pensione. È stato istituito un servizio apposito dalla questura con anche la collaborazione dei vigili urbani e non c'è stato nessun grosso problema. Quindi questo è già un sintomo di grande comprensione da parte dei cittadini. Il voto che io do ai cittadini oristano è molto alto. Chiaramente devo dire che si può fare sempre di più, perché a fronte di tantissima gente responsabile, tanta, tanta che sta soffrendo e sta facendo quello che bisogna fare, qualcuno ancora non ha ben capito. Insomma, spostarsi per comprare sigarette o foglie di alloro non mi sembra una delle cose più importanti in questo momento. La Polizia Municipale, che cosa le riferisce? No, io sono in contatto anche giornalmente, non solo col comandante, anche col questore, col prefetto, che veramente ringrazio, il comandante provinciale dei Carabinieri. Tutte le forze dell'ordine sono coese e stanno lavorando per lo stesso obiettivo. È chiaro che in questo momento i controlli più importanti sono relativamente alle persone in quarantena, per verificare che mantengano la quarantena, per le persone che sono arrivate in questi giorni dall'estero. E quindi che stanno rientrando, che deve essere verificato che sono nella residenza che hanno dichiarato, e poi chiaramente tutta una serie di controlli. Però devo dire la verità, ormai si è un po' standardizzata questa situazione, proprio perché ormai siamo da 20 giorni che andiamo avanti con restrizioni, quindi le persone sicuramente hanno capito. Una nota politica, voi eravate quasi pronti ad approvare il bilancio di previsione prima che, insomma, entrassimo in piena pandemia. Prevede di portare comunque in qualche modo la delibera della manovra di bilancio in aula, magari in un'aula virtuale, questo non so, per la sua approvazione.
Allora, intanto noi siamo già attrezzati per fare la giunta in modalità sicura, quindi da remoto. Stiamo attrezzandoci per far attivare, l'abbiamo già fatto da diversi giorni, tutti i consiglieri comunali hanno la possibilità di attivare da remoto la partecipazione a una seduta di consiglio comunale. Io voglio assolutamente in questo momento evitare qualunque polemica che possa inficiare la compattezza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco e quindi della città in una situazione del genere. È chiaro che il bilancio in questo momento comincia a avere caratteri importanti perché l'emergenza potrebbe durare molto e quindi l'approvazione del bilancio potrebbe essere assolutamente necessaria. Lo stiamo valutando e ripeto, senza nessuna polemica. Però se valuteremo che l'approvazione del bilancio, e penso che sia così, nelle prossime settimane, sia necessaria e in modalità sicura, noi credo che predisporremo l'approvazione del bilancio. In questo momento ci siamo battuti, abbiamo concentrato, tutte le nostre forze su emergenze prioritarie. Però, ripeto, anche l'approvazione di un bilancio, e vedete che altri comuni l'hanno approvato, addirittura Sassari l'ha approvato in 7 minuti. Potrebbero essere necessarie, però dobbiamo cercare di fare un lavoro che non crei contrapposizioni. In questo momento forse è più importante tardare qualche giorno, qualche settimana all'approvazione del bilancio ed essere tutti uniti che avere una situazione di eventuale frattura o comunque divergenza che non giova a nessuno. Chiudiamo con una nota positiva ed una negativa di questo stato di emergenza, due episodi che l'hanno contraddistinta, diciamo, ad Oristano. La nota positiva, la donazione di dispositivi di protezione individuale ieri da parte di un cittadino oristanese che vive in Francia e da parte di alcuni imprenditori cinesi, mi sembra di aver capito. Quella negativa, la polemica col sindaco di Santa Giusta Antonello Figus. Due commenti veloci a questo proposito. Allora, velocissimo, anche oggi sono arrivate altre donazioni, altre 1200 mascherine, sempre dalla comunità cinese, e quindi su queste stiamo agendo anche a supporto come comune di tutte le persone che sono in difficoltà, in particolare medici, paramedici, farmacie, supermercati, volontari della protezione civile, più anche chi lavora nel comune come i vigili urbani e altri particolarmente esposti. Sulla seconda questione, io dall'inizio sto evitando le polemiche e continuo a evitarle. Ma chi aveva ragione? Ebbè, lei non può Non riesce a farmi dire. su questo argomento non riesce a farmi sorridere, sinceramente. Voglio evitare le polemiche. Va bene, grazie Sindaco. Ribadisco quello che ho detto all'inizio. Immagino siano giornate di emergenza in cui siete chiamati a correre da una parte all'altra, quindi la ringraziamo per la disponibilità. E un grazie a voi per il lavoro che fate. Grazie Giorgio. Arrivederci.